Oggi un pane sì, ma senza lievito, con una magia. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti, benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi del pane strano, sì. Oggi facciamo il pane, ma più che altro vi voglio far venire a conoscenza, come sono venuta io a conoscenza, di una cosa fantastica. Bella pasta di riporto o pasta vecchia. Quindi è quella per i caldi? No, è un impasto ricavato da un impasto precedente che si usa per fare lievitare un impasto nuovo. Chi me l'ha insegnato? Me l'ha insegnato la mia amica Claudia Enni, che sul suo blog Le ricette dell'amore ne parla in lungo e in largo. Mi sono incuriosita, mi sono complimentata con lei e adesso voglio fare conoscere a tutti voi questa preparazione utilissima in questo periodo in cui non si esce tanto e dove non si trova neanche il lievito in giro. E adesso andiamo a provare insieme per la prima volta questa pasta di riporto. Io ieri ho fatto la pizza, ho conservato 90 grammi di questa pasta e vediamo cosa è successo. Spostiamoci di là e andiamo a preparare il nostro pane di riporto. Stasera farò la pizza e ho preparato l'impasto, il normalissimo impasto che preparo sempre per la macchina del pane. Nel box informazioni vi riassumo velocemente gli ingredienti, che sono 330 grammi di acqua, 3 cucchiai o 30 grammi di olio extravergine di oliva, 2 cucchiaini di sale, 600 g di farina, di cui 200 di semola di grano duro e 400 00, una bustina di lievito secco in polvere e 2 cucchiai di zucchero. Con questo andrò a fare il mio pane di sempre, però in questo periodo non c'è più il lievito, quindi io devo trovare un'alternativa al lievito secco dell'impasto. In un barattolo ben pulito, a cui avrò tolto la guarnizione, metterò 90 grammi del mio impasto con cui andrò a fare il pane o la pizza, perché questo impasto è ottimo sia per il pane che per la pizza. Quindi prendo un panettino, 90 grammi. Perfetto, va bene, 100 vanno bene lo stesso, 90-100 grammi. Lo metto nel mio barattolino, quindi lo chiudo a panettino, così, e lo metto nel mio barattolino bello e pulito. Chiudo e lo ripongo in frigorifero. Dall'indomani in poi potrò utilizzarlo come aggiunta all'impasto senza lievito, quindi la stessa ricetta che vi ho dato per fare questo, senza la bustina del lievito istantaneo. Non vanno modificate le dosi, non va modificato nulla, solamente se vedete che l'impasto è poco idratato mentre lo impastate, perché si può fare sia a mano che con la macchina del pane, casomai aggiungete un goccino in più d'acqua. Ma comunque adesso lo vedremo insieme. Ora prendo questo pane in pasta che conteneva del lievito secco e lo utilizzo a mo' di lievito per il mio nuovo impasto. Così facendo dovrei ottenere un impasto ugualmente lievitato, perché le sostanze lievitanti contenute in questo dovrebbero passare all'impasto. Vediamo se la cosa funziona. Io userò la macchina del pane, quindi prendo il mio, chiamiamolo impasto vecchio. Questo impasto si conserva in frigorifero per 5 giorni circa, quindi entro 5 giorni dovete utilizzarlo. E poi aggiungo i normali ingredienti dell'impasto, che nel mio caso sono 330 g d'acqua, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiaini di sale, 600 g di farina. Io qui ho fatto un mix, 400 di 00 e 200 di semola di grano duro, e da ultimo 2 cucchiai di zucchero, che dovrebbero servire anche in questo caso per coadiuvare la lievitazione. Bene,
Programma 12 per solo impasto, vediamo se lievita. Dovrebbe impiegarci 1 ora e 24 per lievitare. Vediamo com'è lo stato dell'impasto tra 1 ora e 24. Alla fine il nostro pane in pasta è così, non è lievitatissimo, però bisogna provare, però l'alveolizzazione dentro, vedete, c'è, quindi lascia ben sperare. Preparo il mio piano da lavoro con un pochettino di farina spolverizzata. Una volta fatto il panetto con la pasta di recupero, quindi con la pasta vecchia, l'importante è mettere via lo stesso equivalente di pasta che avevamo messo la prima volta. Quindi questo lo mettete da parte per un prossimo impasto. E così ogni volta che fate il vostro impasto, prima di fare la vostra preparazione, toglietene un quantitativo pari a 90-100 grammi e mettetelo nel vostro barattolino per creare la pasta da recupero o la pasta vecchia per il prossimo impasto. E piego un po' il mio panetto per dargli ancora un po' di forza. Adesso, aiutandomi sempre con un po' di semola e non con la farina, allungo il mio panetto e lo allungo ben bene. Ok, preparo un foglio di carta forno sulla leccarda e trasferisco il mio pane sulla carta forno. Nel frattempo accendo il forno a 220 gradi ventilato, combinato, quindi statico e ventilato. Se non lo avete, mettetelo a 230 soltanto statico e do la forma al mio pane. Come faccio? Taglio e giro, taglio e giro, taglio e giro. Voilà, e metto in forno nella parte medio-bassa del forno. Ed ecco il nostro pane appena sfornato. Aspettate, aspettate, lo metto sul tagliere. Voilà, e che bello, e come suona. Croccante. Wow! Alveolato e alveolato. Ancora è caldo. Morbido e morbido. Bene, un bellissimo pane fatto alla fin fine senza il lievito, quindi soltanto con la pasta di riporto. Esperimento riuscito, direi. Voi che ne dite? Bene. Lasciamo le foto. A dopo, ciao. Avete visto com'è semplice fare questo pane? Quindi in questi momenti, insomma, così un pochettino strani della nostra vita e nei momenti in cui non vi ritrovate il lievito in casa, questa è un'ottima alternativa per creare questo pane. L'unica cosa di cui vi devo avvertire, se la fate con la macchina del pane come l'ho fatta io ho fatto fare 2 cicli di impasto, perché ha bisogno di acquisire maggiore forza questo pane in pasta ricavato così. Ma potete usarlo anche per la pizza, non solo per il pane. Noi abbiamo fatto il pane, avete visto che bella la nostra forma? Potete utilizzarlo anche per la pizza tranquillamente, viene buonissimo. Ringrazio Claudia per questa ricetta super top. Se vi è piaciuta, pollice in su, condivisione e andate a fare o pane.
Bene, quindi mi raccomando, andate a fare il pane e noi ci vediamo sempre qua. E sempre un po' di pasta vi riporto nel frigorifero. Ciao!